Il tuo audio a volte si sente di più, a volte si sente meno? Ti insegno un trucchetto per sistemarlo una volta per tutte, qui su Wikiroll. Saluti e frecce, bentornati qui su Wikiroll. Oggi vi parlo per la serie Wikitools, la serie dove io condivido quelle piccole informazioni di cui sono a conoscenza, anche se non sono un fonico, eccetera, eccetera, per poter migliorare la qualità del vostro audio, streaming, video, dirette, registrazioni, eccetera, eccetera. Vi parlo per l'appunto del limiter e quindi un plugin, un tool che si può utilizzare in audio per sistemare un pochettino il volume delle vostre sorgenti audio. Ora partiamo da una piccola situazione. State masterando online, state trasmettendo una diretta, un qualsiasi contenuto, un just chatting oppure una sessione di gioco di ruolo, una campagna, quello che è. E capita spessissimo la situazione dove la musica di sottofondo a volte si sente troppo bassa, la musica di sottofondo a volte si sente troppo alta e quindi o copre la voce dei player o si sente così tanto bassa che non si sente, quindi non dà quell'effetto sperato. E a volte capita che gli altri giocatori la sentono un volume mentre lo streaming la sente in un'altra e quelli già la sente bassa. Insomma, tutto un macello. Come si fa a risolvere una volta per tutte per la diretta? Ed ecco che ve lo spiego. Tanto per cominciare, siamo sul mio OBS, ragazzi, dove appunto setto tutte le cose per le dirette, eccetera, eccetera. Ora, partiamo per spiegare le varie situazioni. Personalmente, le musiche io le metto su questo software che si chiama Foundry VTT, che è il tabletop, il virtual tabletop che io utilizzo per giocare online a D&D e agli altri GDR. Ma è irrilevante che state usando Foundry o Roll20, Watch Together oppure qualunque altro software di riproduzione dell'audio, ragazzi, delle musiche di sottofondo. È irrilevante. Va bene qualunque cosa. Però, cosa noi dobbiamo fare? Appunto, dobbiamo far sì che questo software di riproduzione audio venga rilevato da Foundry, quindi no, da Foundry, scusate, da OBS. E quindi, cosa succede? Io adesso metto play alla musica su Foundry e vediamo che cosa succede. Diamo un'occhiata appunto al meter e vediamo che cosa succede. Qui c'è una musica che è in riproduzione adesso. Vorrei che voi vedeste a quanto arriva e come decibel. Qui abbiamo la barra dai meno 60 fino ai 0. 0 è il nostro limite massimo, poi arriva in distorsione. E qui noi vediamo che la media della musica di sottofondo si aggira attorno dai meno 30 ai meno 25. Vedete questo limite che viene messo? Tipo arriva a circa meno 25. Mettiamo un attimo in pausa. Allora, ragazzi, partiamo col dire questa cosa. La musica di sottofondo è una musica per l'appunto di sottofondo, che deve accompagnare, enfatizzare determinate scene, eccetera, eccetera. E quindi va messo un volume adeguato. Se sappiamo che il volume della nostra voce si aggira attorno ai meno 10, meno 5, massimo meno 0, eccetera, eccetera, dobbiamo capire quello che è il volume, secondo noi, ottimale per la diretta. Io personalmente mi rendo conto che intorno ai meno 30 ottengo un volume adeguato per i miei gusti. Si sente la musica, ha la sua importanza, gli effetti sonori e comunque non mi rovina le voci, non me le copre. Ma questa è una cosa che voi dovete vedere, ascoltando, registrando, vedendo dove vi arriva come massimo, dove vi arriva come media a capire questa cosa. Ora, il suono in sorgente, cioè già su Foundry, come vedete, è a un certo volume, non lo metto al massimo. Se lo mettessi al massimo, a quest'ora si sentirebbe così tanto alto che mamma mia, non si sentirebbe nemmeno la mia voce. Io già in partenza ho un suono più o meno adeguato, medio. Quindi io so che mi devo impostare le canzoni a un certo tipo di volume, più o meno lì, che già più o meno va bene. Ma poi ecco che arriva in soccorso il nostro limiter. Vi faccio vedere da dove lo prendo, così facendo vedere si capisce meglio. Vado su questi tre puntini, dove appunto io ci clicco sopra e metto filtri, quindi andate nella vostra sorgente audio che preferite e mettete filtri. In filtri, cosa succede qua? Intanto questo qua lo elimino, così faccio vedere come l'ho preso. Metto più e qua mi trovo tutti i miei plugin. Se vado in plugin VST 2.x mi trovo anche i plugin esterni, magari i plugin di Reaplugs che vi consiglio di scaricare, eccetera, eccetera. Fatto sta che già OBS ci dà
un limitatore, per l'appunto un limiter. Ed eccolo qua, ci clicco sopra, lo chiamo limitatore, mi va benissimo, ed ecco il nostro plugin. Qua vediamo soglia, rilascio, meno 6 decibel, 60 millisecondi, insomma, adesso vi spiego che cosa abbiamo noi. Cos'è un limiter? Un limiter è un tizio che ci blocca il volume massimo a una certa soglia, ci dice, oh, tu sopra quella soglia, sopra quel volume, tu non devi andare. Ma a differenza del gate, di cui ho fatto il video precedentemente, vi consiglio a guardare, il gate ti sta dicendo, al di sotto di una certa soglia tu mi cancelli tutto, perché magari lì a quel basso volume ci stanno i rumori di fondo, l'evento del computer, eccetera, eccetera. Quindi mi taglia, quindi non si sente, non viene trasmesso niente che sia al di sotto di una certa soglia. Questo non fa questo. Questo che cosa fa? Ti dice, quando arrivi a quel volume, non è che quello che viene dopo me lo cancelli, quindi si muta la musica, non è un gate al contrario, no. Ma me lo comprimi. Voi dite, che vuol dire me lo comprime? Il prossimo video, ragazzi, sarà sul compressore ed è un video estremamente complicato per me da registrare, per me per spiegarvi al meglio cos'è un compressore, è una cosa che svolta tutto quanto. Ho visto un mare di video che lo spiegano, però cerco di spiegarlo anche in una maniera un po' più semplice. Ma sappiate questo, il limiter fa sì che quando la musica arriva a una certa soglia non fa andare quella musica sopra di quel volume, appiattendo completamente tutto ciò che viene mandato. Appiattendo che cosa significa? Che se c'è qualcosa che va oltre quel volume me la schiaccia, mettendomi tutto quanto in una linea uniforme di volume. Quindi vi faccio proprio vedere graficamente, vi faccio proprio sentire che cosa succede, perché è la cosa più semplice. Ora, io riduco questa finestra in modo tale che possiate vedere più o meno tutto, sposto un attimino qua. Bene, che cosa facciamo? Andiamo a vedere la nostra musica, mettiamola in play. Come vedete adesso noi vediamo che il limite massimo della canzone in riproduzione è intorno ai meno 25, ok? Intorno ai meno 25 decibel abbiamo questa cosa. Che succede? Potrei abbassare da qui, se io abbassassi qua, io sto abbassando la musica non da quello che sento io, ma da quello che sto mandando, e questo potrebbe essere una soluzione, semplicemente abbasso qua. Però magari mi può capitare che mi arriva una canzone che si sente più bassa, e lì che facciamo? Dovrei rialzare? E poi mi ricapita un'altra più alta e dovrei riabbassare? Capite? Per evitare questo macello, io faccio questo. Metto questo limitatore e comincio ad abbassare la soglia. Quindi che cosa gli sto dicendo? Voglio che arrivata una certa soglia, tu mi schiacci il suono e non mi superi quel rumore. Io mentre abbasso non succede niente, ma quando arrivo a quella soglia lì, dove ci sta la musica, guardate che fa? Boom! Io ho messo adesso la soglia, come vedete qua, meno 35.10 decibel. E guardate il meter, è fermo qua. Sentite il suono. La canzone è comunque riproduzione, ma non supererà mai quel volume. Perché io ho detto, questo è il tetto massimo a cui puoi arrivare, dopodiché il suono mi viene schiacciato, quindi completamente compresso. Ed ecco che questo suono non me lo supera. Ora, a che volume lo devo mettere? Io di solito lo metto a meno 30. Ecco fatto. Come vedete adesso, più sotto può andare, ovviamente, ma più sopra no. Quindi, indipendentemente da quella che sarà la musica che va a riprodurre, non mi supererà quella soglia. Quindi, mettiamo un attimo in pausa, così vi spiego meglio la situazione. Ora, ragazzi, chiudiamo un attimo questa. C'è una difficoltà, o comunque c'è una variabile da mettere in conto. E se una musica mi è troppo bassa, già in sorgente quella musica deve essere un po' più alta. Quindi voi dovete già livellare in partenza i volumi delle singole musiche, ringraziando sia con Foundry che con Roll20 che con altri software si può fare. Questa la voglio a questo volume, questa la voglio a quest'altro, eccetera, eccetera. Altrimenti, se voi utilizzate software che non hanno questa possibilità di autogestione delle singole tracce musicali, voi che cosa potete fare? Potete benissimo alzare, cioè, il volume di riproduzione dal vostro software, che so, Watch Together, lo mettete comunque un pochettino più alto,
Dopodiché mettete comunque il limiter. Quindi che cosa succede? Che la musica bassa si sente più alta. La musica un po' più alta viene in automatico schiacciata a quel volume là. E avrete comunque una musica, un volume medio attorno a quella soglia che avete deciso voi. Quindi il limiter è un tetto che ti sta mettendo questa cosa qua. Ora, questa stessa cosa può valere per la voce. Quindi che cosa faccio? Adesso vi faccio vedere questa cosa. Se urlassi... Ah! Voi avete visto? Non me la supera. Che cosa posso fare adesso? Vi faccio vedere questa cosa. Io qua ci ho messo un guadagno. Quindi io sto alzando il volume. Che cosa fa? Adesso faccio vedere cosa succede se io vado a alzare il volume. Prova, 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 prova. Visto? Clip. Prova, prova, prova. Clipping. Significa che mi è arrivata in distorsione. Mettiamo che io ho il volume molto alto. Oppure mi capita che lo voglio un volume molto alto. Ma se urlo... Ah! Qua, no, perché poi c'è comunque un compressore insorgente, c'è un limiter insorgente. Ora, che succede? Per evitare il clipping, io posso metterci un limiter qua, più limitatore, boom, e gli dico, voglio che il mio... Già me l'ha schiacciato, avete visto? Quindi c'è a meno 6, e già me l'ha schiacciato. E che cosa faccio? Alzo il mio limiter, lo metto a quanto voglio io, e gli posso dire che voglio che il mio limite sia meno 0,1. Boom, 0,20, posso mettere un pochettino quanto voglio io. Io lo metto così. Quindi che cosa succede? Che in questo caso io, anche se arrivasse in distorsione, cioè non arriva più in distorsione, ragazzi, perché io adesso lo abbasso un po' per sicurezza, urlo, prova! Anche se urlassi non mi va mai in distorsione, perché il mio suono arriverebbe a comprimersi invece che a clippare, quindi fare quella distorsione. Capite? Quindi ecco la mia valvola di sicurezza che posso mettere, indipendentemente dal volume di sorgente, ci posso mettere questo limitatore. Ora, ovviamente, io abbasso, tolgo il limiter, torno al guadagno, abbasso un pochettino in modo tale che non mi distorca, perfetto, prima era meno, circa meno 11, una cosa del genere. Ok, qual è il punto, ragazzi? Bisogna stare attenti a questa cosa, perché il limiter non è una cosa che ti blocca il volume e basta. Il limiter è quella cosa che te lo comprime il volume, quindi ecco che te lo schiaccia così tanto, in maniera appunto infinita, che poi il suono risulta che si sente che è schiacciato, ok? Quindi non è che è una magia che boom, il volume te lo autolivella in automatico. No, quindi non bisogna abusare mettendo la musica a palla e tanto ci mettiamo il limiter, la comprimiamo tutta, no. Perché tenderà un po' a modificare la musica di sottofondo, il suono della voce. Quindi la base qual è? Che già in sorgente il suono deve essere un volume ottimale. Il limiter è quella valvola di sicurezza dove tu dici oltre quello comunque non ci vai. Ma questo già ci risolve tutti i problemi sui microfoni e sulla musica di sottofondo. Adesso vi dico qualche altro tips e consiglio qui nelle mie tips finali. Ora, come avrete capito ragazzi, questo tool è estremamente utile, soprattutto per far sì che la musica di sottofondo media non sbalzi, non abbia mai sbalzi, capite? Quindi sappiamo che il limite massimo è quello, sappiamo quindi possiamo, settando il volume già in sorgente, cioè dal software che noi utilizziamo per mandare la musica agli altri o alla diretta, noi sappiamo appunto che lo alziamo un po', però ci mettiamo il limiter e quindi noi abbiamo un volume medio che va sempre bene, quindi ci evitiamo la musica che si sente troppo bassa, la musica che si sente troppo alta. Il lavoro comunque è utile sempre in sorgente, ragazzi, quindi in sorgente il volume deve essere già ottimale di per sé. Ovviamente, mettendo il limiter su OBS, quella è la musica che verrà mandata alla diretta, non è la musica che viene mandata agli altri giocatori, ma ogni giocatore di solito ha la possibilità di gestirsi il proprio volume. Per esempio su Foundry, indipendentemente che io la sento un volume, quell'altro se la può sentire al volume che vuole lui, se la basta, se la alza, se la annulla, fa un po' quello che vuole. Ma alla diretta la cosa importante è che venga mandata un volume perfettamente coerente, voluto, eccetera, eccetera, comunque godibile. Quindi ragazzi, questo limiter diventa per me ormai essenziale, io lo metto sempre questo limiter. Così c'è la musica da fight che esplode, che si alza di volume, eccetera, eccetera, boom, me la sono sistemata. Ci sta la musica un po' troppo bassa, avendola già alzata, insorgente, il volume per me ottimale, boom, sono a posto. Senza contare che io posso poi prendere le musiche e metterle anche in maniera indipendente dal suono che sento io, se avete appunto questa gestione del software in una certa maniera. Quindi
Ecco che questo utilizzo, questo tool diventa davvero utile. Per la voce stessa è fighissimo, perché capita a volte che tizio quando urla arriva a sentirsi troppo. Ci mettete un bel limiter, quindi sapete che anche se arriva a urlare, sì, si sentirà di più, ma oltre quella soglia non andrà, ok? Concludo dicendo questo, il limiter non è un autoabbassamento di volume, ok? Ma è un compressore che comprime così tanto da schiacciare completamente le dinamiche del suono. Quindi, se ci sarà una componente che si abbassa di volume, tenderà a schiacciarla assieme a quelle che si alzano di volume. E quindi avrete un suono un po' diverso. Quindi si sentirà che sarà un po' troppo particolare rispetto al solito. Non mi concentro a spiegare tutto perché sarebbe un po', tra virgolette, inutile in questo frangente. Poi magari lo spiegheremo quando faremo queste cose in maniera un po' più approfondita. Fatto sta, provate a utilizzare questo tool, ragazzi, usate quello nativo di di OBS Studio, perché funziona. Alla fine un limiter è quello, che usate quello nativo, che ne usate uno che piace a voi, uno che ad esempio una visualizzazione grafica migliore, eccetera eccetera, è irrilevante. Usate quello, secondo me, più leggero che trovate, così lo mettete a tutte le tracce e siete a posto e non avete mai più problemi di volume troppo alto oppure di sfasamento della musica di sottofondo. Concludo ancora per l'ennesima volta dicendo questo: il prossimo video sarà sul compressore. Quello sarà davvero un video particolare, quello dedicato al la parte bassa te la alzo, la parte alta te la abbasso. Cerchiamo di creare un'uniformità senza compromettere troppo la, appunto, qualità del suono, ok? Quello sarà un po' più complicato. Ma sappiate appunto che il limiter si avvicina molto più a un compressore che a un volume, ok? È semplicemente un compressore che comprime completamente e quindi schiaccia il suono per evitare che superi quel volume. Quindi ragazzi, perdonatemi se ho detto castonerie califoniche, ve l'ho detto, sto cercando di fare una cosa molto pratica. E se questa serie vi piace, ragazzi, fatemelo sapere. Se avete bisogno di consigli su determinati tool oppure avete problemi tecnici, ditemi: Felice, io sto problema tecnico, come lo risolvo? Quindi fatemi sapere, perché può essere lo spunto per un nuovo video. E vi ringrazio, ragazzi, invito a iscrivervi al canale se vi è stato utile questo video, mettere mi piace al video e commentarlo, perché ci aiuta tantissimo con l'algoritmo. E niente ragazzi, salute e frecce, ci vedremo al prossimo video qui su Wikiroll.